Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il nostro videogiornale. In apertura la cronaca, ancora controlli agli scali ferroviari da parte dei carabinieri. Tra le 7 e le 13 di lunedì scorso si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e volto a mettere in sicurezza le aree delle stazioni ferroviarie in cui massiccia è la presenza di giovani e dove il notevole flusso di utenti agevola la compravendita di droghe. In particolar modo i controlli hanno riguardato le stazioni ferroviarie di Novara e Carpignano Sesia. Novara per la vicinanza al noto sito dell'ex manifattura olcese, luogo degradato più volte oggetto di intervento da parte dei carabinieri di Novara, e Carpignano per la vicinanza ai boschi, ormai luoghi di spaccio. Nel corso del servizio sono stati identificati vari soggetti e nel contempo sono stati deferiti alle competenti autorità giudiziarie e amministrative 9 persone, 4 cittadini italiani e 5 cittadini extracomunitari, tra cui un minore. Sono stati sequestrati inoltre quasi 1,5 tonnellate di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, hashish e marijuana, e varie compresse di farmaci di vendita vietata utilizzati come droga da strada. CST, insieme a Fondazione Comunità Novarese, per il terzo settore. Essere sempre pronti a poter intravedere quelle risposte che sono proprio la forza del non profit, cioè il fatto di poter sperimentare, essendo in una condizione di maggior flessibilità, delle soluzioni più innovative, più appunto sperimentali, penso che sia proprio la parola giusta, perché appunto magari con meno lacci e lacciuoli, e quindi poter riuscire a percorrere delle iniziative, intraprendere dei percorsi che poi possono essere, diventare buone prassi, possono essere razionalizzati, istituzionalizzati. E questa collaborazione può già essere vista come un esempio di quello che sarà il primo modulo, che sarà il 28 febbraio, sull'amministrazione condivisa, quindi coprogettazione e coprogrammazione. Quando si parla di amministrazione condivisa, coprogettazione e coprogrammazione, si pensa a rapporto pubblico e privato, in particolare privato sociale. In realtà si tratta proprio di una rete della comunità. La coprogettazione ormai se ne parla da parecchio tempo, parte dal principio della sussidiarietà, cioè il fatto che non è tanto l'ente che impone dall'alto quello che può essere una soluzione ad una necessità, ad un bisogno della comunità, ma valorizza e riconosce quello che già esiste, quindi l'associazione, il non profit, quindi quello che viene definito magari in altri termini anche un approccio bottom up a livello europeo, piuttosto che appunto la rete, la coprogettazione. E abbiamo due relatori molto assolutamente autorevoli: Simona Elmo, responsabile ufficio politiche giovanili di ANCI, che è un'esperta in materia di fondi strutturali, investimenti europei, anche perché oggi come oggi il tema coprogrammazione e coprogettazione si lega anche tantissimo alla possibilità degli investimenti del PNRR. Infatti anche il Comune di Novara su questo si sta muovendo, facendo delle iniziative di coprogrammazione, pensiamo a quelli senza fissa dimora, la coprogettazione. Insomma, è in atto un percorso che forse anche per l'occasione di alcune possibilità di risorse che ci sono in campo si sta attuando. È importante, se ne parla da un po', perché appunto partiamo dalla Costituzione con la sussidiarietà, con la riforma del terzo settore dove viene riconosciuta, e questa modalità basata sulla collaborazione piuttosto che sulla competizione è stata sancita anche dalle sentenze della Corte Costituzionale. Storia di alternanza è occasione per premiare anche il progetto Parkinson Detector. Buongiorno, sono qui a presentarvi il mio progetto di alternanza 2023. Ma facciamo un passo indietro. Io sono Tommaso Caligari e frequento il quarto anno di elettronica e robotica all'ITOMER di Novara. Ma di cosa si tratta il mio progetto? Si chiama Parkinson Detector ed è un dispositivo di intelligenza artificiale in grado di riconoscere la malattia di Parkinson in fase precoce. Quest'idea mi è nata proprio lo scorso anno, quando è venuto a mancare mio nonno proprio per la malattia di Parkinson.
Così ho deciso di fare qualcosa. Durante la scorsa estate ho così iniziato a sviluppare il progetto e ho avuto anche la possibilità di provarlo su un gruppo di pazienti affetti da Parkinson in un'associazione Parkinson della mia zona, che ringrazio immensamente. Certo che voi vi chiederete, ma come funziona? Questo sistema sfrutta due telecamere ad alta definizione e un computer. Queste sono posizionate ai due lati di una stanza e catturano il cammino del paziente sotto esame, mentre il computer analizza i video attraverso due software di intelligenza artificiale che ho sviluppato. Il primo riconosce la figura umana e traccia 33 punti attorno a tutto il corpo del paziente. Da questi ottiene gli angoli di oscillazione degli arti interessati, ovvero di spalla e gomito. Il secondo software, tramite un algoritmo di machine learning che ho sviluppato e allenato, compara i dati dei pazienti con quelli delle persone sane. Nel giro di pochi minuti è così in grado di riconoscere se il paziente ha un'oscillazione anomala o meno, aiutando così il dottore nella diagnosi precoce. Questo progetto l'ho presentato al concorso FAST, i Giovani e le Scienze, a Milano a marzo di quest'anno, dopo aver passato le selezioni il mese precedente, presentando l'articolo scientifico che spiegasse nei minimi dettagli il funzionamento del progetto. Una volta arrivato a Milano al concorso, provvedo subito a montare lo stand, poiché nel pomeriggio avrei avuto alcune interviste televisive e sarebbero passate le giurie a valutare il mio progetto. Giurie composte principalmente da ricercatori e scienziati. Due giorni dopo, giorno delle premiazioni, scopre di aver vinto il premio come miglior progetto di scienza e ingegneria dell'Università Americana Yale e la partecipazione al concorso internazionale EUSIS che si terrà a Bruxelles ai primi di settembre. Nei mesi successivi si sparge la voce del progetto e vengo contattato da alcuni giornalisti per intervistarmi. Si chiama Tommaso Caligari e ha sviluppato il Parkinson Detector. Ciao Tommaso! Tommaso Caligari dell'Istituto Tecnico Industriale Omar di Novara. Il tuo progetto si intitola Parkinson Detector. A settembre si parte per Bruxelles per il concorso EUSIS, organizzato dalla Commissione Europea, dove vado a rappresentare l'Italia. Qui ho avuto la grandissima opportunità di presentare il mio progetto ad un pubblico internazionale di esperti, giudici e altri giovani scienziati provenienti da tutto il mondo. Questo è stato un momento sicuramente di grande emozione e nervosismo, ma anche di grande orgoglio. Infine, dal 20 al 22 ottobre, il progetto Parkinson Detector è stato selezionato per partecipare alla Maker Fair di Roma, una delle più grandi fiere di innovazione e tecnologia presenti in Europa. In conclusione, questo progetto non è stata solo un'esperienza scientifica incredibile, ma mi ha anche aperto le porte ad un percorso di alternanza che ha arricchito la mia crescita personale e professionale in modi straordinari. Durante il mio percorso di alternanza ho inoltre lavorato a stretto contatto con esperti, al fine di validare la precisione e la funzionalità del mio dispositivo. Inoltre, questo percorso di alternanza mi ha anche offerto l'opportunità di partecipare a concorsi internazionali e di presentare i risultati del mio lavoro a una platea globale di esperti. Questo mi ha insegnato a comunicare in modo efficace le mie idee e soprattutto ottenere feedback preziosi da professionisti del settore. Viva Vittoria! Sentiamo l'assessore comunale alle pari opportunità, Giulia Negri. Al Circolo dei Lettori del Castello c'è stata la conferenza stampa riguardante un progetto molto interessante che si chiama Viva Vittoria. Viva Vittoria è stato patrocinata dall'Assessorato alle Pari Opportunità e dall'Assessorato delle Politiche Sociali. È un progetto molto importante perché va a sensibilizzare quello che è un tema oggi attualissimo, che è quello della violenza contro le donne. Ecco, è molto importante perché il 24 novembre tutta Piazza Martiri sarà coperto da una coperta vera e propria, fatta di lana, all'uncinetto e ai ferri, e sarà composta da 1600 pezzi da 50x50, fatto dalle donne, da uomini, da ragazzi e ragazze, appartenenti alle associazioni che hanno aderito in rete a questo progetto. Sarà un momento veramente bello perché questi 1600 pezzi saranno tutti uniti e messi insieme da un filo rosso, il filo rosso che va a simboleggiare che tutti insieme, con un unico pensiero, quello di andare a cercare di aiutare e proteggere chi ha subito queste ingiustizie, queste violenze, e in prima persona e per trasporta persona con parenti o chi convive e vive insieme a loro questi grandissimi dolori, tutti insieme ce la possiamo fare, tutti insieme possiamo aiutare a vedere, a uscire da questo tunnel in cui si trovano, un tunnel che con questa coperta colorata magari vuole essere anche avvolgente, caldo, vuole dare ancora fiducia in quella che è una vita che comunque hanno ancora davanti. Grande festa di fine carnevale a Borgo Sesia con il tradizionale Mercu Scurot, evento carnevalesco molto particolare, di cui vi racconteremo la storia e la tradizione nella puntata di Obiettivo Valsesia Vercelli in onda da domani. Ecco qualche anticipazione nel prossimo servizio.
Grandissima giornata per Borgosese, Mercus Curot, un grande successo di pubblico così come lo è stato tutto questo Carnevale edizione 2024. Oggi il Mercus Curot celebra la propria 171esima edizione, tantissimi cilindrati, abbiamo incontrato in piazza tante persone di diverse generazioni che partecipano a questa giornata, abbiamo trovato anche persone che arrivano dall'estero per far parte di questa tradizione che caratterizza Borgosese. Il Mercus Curot è nel cuore di tutti i borgosesiani e qui in via 20 settembre, dove è stata allestita questa grande panchina con il cilindrato che è il partecipante alla festa del Mercus, c'è un cartello sul quale possiamo leggere quello che è lo spirito del Mercus Curot. Leggiamo e poi ci sono le tradizioni, quelle vere che ti riportano a casa, ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo, qualsiasi vita tu stia vivendo, non sai spiegare il perché, quelle che ti fanno battere il cuore, scendere una lacrima o scrosciare una risata. È quello che abbiamo visto anche partecipando al grande pranzo, che è il pranzo ufficiale del Carnevale di Borgosesia, allestito al Teatro Proloco, oltre 600 commensali seduti, ma sarebbero potuti essere molti di più, ci hanno spiegato, se ci fosse stato spazio, perché davvero qui a Borgosesia c'è un detto, tradition le roba seria, e quindi la tradizione è qualcosa di serio. E così viene vissuta e partecipata da ogni borgosesiano e da tutti i loro amici. Si sta realizzando a Vercelli un intervento di pavimentazione in acciottolato davanti al comune, nella via che costeggia l'ufficio postale. Non mette tutti d'accordo, i cittadini lo trovano bello ma scomodo e anche ai nostri microfoni non risparmiano le critiche alla scelta dell'amministrazione. Molti sono felici, ma ci sono anche diversi che criticano il nuovo aspetto che assumerà la piazza antistante il municipio di Vercelli. In particolare sui social le critiche sono rivolte alla scelta del materiale. Questi ciottoli ovoidali che mettono in seria difficoltà le signore con i tacchi, ma anche tutti coloro che indossano scarpe con suole sottili. Il rendering della piazza a fine lavori, però, che vediamo affisso sulla recinzione del cantiere, mostra un'area decisamente gradevole e il sindaco Corsaro non ha mancato di sottolineare che questa gradevolezza andrà a tutto vantaggio dei cittadini e in particolare dei commercianti dell'area. L'intervento prevede infatti di ridisegnare completamente lo spazio, inserendo elementi innovativi e nello stesso tempo rispettandone l'immagine storica. Intanto si sta lavorando al rifacimento di via Palazzo di Città con la posa dell'acciottolato e di due attraversamenti in lastroni di pietra all'inizio e al termine della strada. A fine lavori le auto potranno continuare a parcheggiare e a transitare, ma verrà modificato il senso di marcia. E mentre siamo qui a riprendere i lavori per raccontarvi cosa si sta facendo vicino alla posta di Vercelli, incontriamo tante persone che vengono a vedere ed esprimono le loro opinioni. Signora, lei mi diceva un po' perplessa. Sì, molto perplessa. Non capisco il senso di queste pietre, che secondo me non si può camminare, perché se uno poco poco ha dei tacchi, cade e si rompe una gamba. C'erano dei parcheggi, era l'unica strada a posto e adesso non sappiamo cosa stanno facendo. Prima si può dire che era una delle pochissime strade intere che c'erano. Adesso non si capisce veramente il senso di questo lavoro. Esteticamente sta bene, però passarci sia a piedi che con le macchine sobbalzi, perché se restano le pietre così. Esteticamente sì, ma poi per il resto non. Preferivo lo Losanghe o i San Pietrini cosiddetti. Lo sport. Il prossimo 23 marzo a Novarello si disputerà la sfida per il titolo mondiale IBO Mini Mosca tra Martina Bernile, novarese, già campionessa europea e italiana tra i professionisti di box femminile, e la serba Nina Radovanovic. La sfida mondiale è stata presentata ieri nel corso di una conferenza stampa. Ai nostri microfoni Martina Bernile. Eccoci qua, pronti e con la voglia di portare Novara sul tetto del mondo. Vorrei che fosse il mondiale di tutta la città. Io ringrazio Novara, ringrazio tutte le realtà territoriali che mi stanno sostenendo, ringrazio tutti i cittadini novaresi che credono in me, credono nello sport, e vi aspetto il 23 marzo perché voglio veramente regalarvi un grande spettacolo. Darò tutta me stessa per cercare di conquistare il titolo più importante della mia vita.
Come ti stai preparando, Martina? Mi sto preparando tantissimo, molto bene. Ovviamente in questo periodo sono un po' esaurita perché Francesco mi sta distruggendo, come è giusto che sia. In questo periodo siamo ancora nella fase di carico, quindi anche con le due sessioni, mattina e pomeriggio. Ho un grande periodo di preparazione insomma atletica fino per poi passare alla preparazione specifica. Sto lavorando anche insieme ad altre ragazze pugili titolate che mi stanno dando una mano con gli sparring. Sono concentrata, ho il mio obiettivo in testa e non voglio sbagliare, non voglio lasciare nulla al caso. La tua avversaria com'è? È una grande avversaria, ovviamente è un titolo mondiale, quindi siamo al top level, siamo entrambe molto preparate e con grandi bagagli di esperienza. Lei è un'atleta ex olimpionica di Tokyo 2020 e è già stata anche campionessa mondiale nel pugilato professionistico. E sono pronta ad affrontarla perché sono sicura di aver fatto il percorso giusto per poter essere qui oggi e dimostrare il mio valore. Sentiamo adesso Francesco Vaccaro, head coach nonché marito di Martina. Non abbiamo una grossa storia come società novarese perché ci siamo trasferiti qui a marzo. Okay? L'unica cosa che avevamo era la nostra storia personale e le nostre capacità. E questo poi alla fine è quello che insegniamo, cioè accettare una sfida e basarsi sulle proprie capacità, fidarsi alle proprie capacità e proporsi per quello che si è. Sono molto contento, come si vede, sono molto contenti che le grandi realtà del territorio, le istituzioni abbiano veramente voluto sposare questo mondiale. Alla fine, forse Martina aveva ragione, sarà veramente il mondiale di tutta la città. Dal lato tecnico sono in questo momento soddisfatto, siamo ancora relativamente lontani, entreremo nella quinta settimana, praticamente mancheranno 5 settimane da MD, i carichi sono ancora importanti, ma Martina sta tenendo ancora 2 volte al giorno in maniera molto intensa, e anche la parte atletica è molto intensa, cominciamo a intensificare anche la parte specifica. Sarà un match molto molto tosto, io ce l'ho diciamo abbastanza chiaro il match in testa, so cosa chiedere, come secondo me possiamo avere la meglio su questa avversaria. A livello strategico stiamo imparando molto bene, Martina mi dà dei feedback molto molto positivi, io credo, mi sento di dire che in questo momento siamo esattamente dove dovremmo essere dal punto di vista della preparazione tecnico-tattica. Questo mi dà, diciamo, serenità sì, per affrontare insomma, il proseguo e l'approccio. E chiaramente come tecnico non vedo l'ora di disputare questo mondiale, cioè una vita che ci alleniamo, ci prepariamo e studiamo per questo. Premiata durante il Gran Galà dello Sport di Cameri, tra gli altri la scuola di danza Arc en Ciel. Alla fine di questa super serata del Gala dello Sport di Cameri siamo stati premiati come eccellenze dello sport e è stata una serata interessante e emozionante e sono molto pro a tutto quello che organizza il Comune di Cameri perché ci dà sempre spazio e oggi non è da tutti i comuni dare spazio alle proprie società come lo dà il Comune di Cameri, quindi davvero grazie al Comune e felici di questa bella serata. Parliamo un po' della tua scuola. Sì, Arc en Ciel Danza nasce 3 anni fa e siamo stati per 2 anni ospiti all'interno dello Sport Cube, il palazzetto di Cameri, ma a settembre 2023 ho inaugurato la mia struttura, sempre in via Cavour 31 in centro Cameri e ad oggi siamo 147 iscritti, quindi una bella soddisfazione. Per me Arc en Ciel Danza non è solo una scuola di danza, ma è una casa per le mie allieve. E dove loro possono essere quello che vogliono, possono dedicarsi con determinazione e sacrificio allo sport che hanno scelto, in questo caso la danza. E il mio motto per tutti loro è oltre i limiti insieme, perché credo che sia un obiettivo quotidiano superare quelli che sono i limiti che spesso sono solo frutto di un'imposizione della mente. Ma in realtà con la passione si può arrivare lì oltre. Quali stili fate? Attualmente facciamo la propedeutica per le bimbe, quindi l'avviamento alla danza, danza classica, danza moderna, video dance che è un ramo dell'hip hop e da quest'anno novità i balli caraibici, quindi baciata e salsa. Per adulti anche.
questi ragazzi invece che sono qua con te, cosa fanno? Loro, allora, intanto loro sono cresciuti con me, perché li ho da parecchi anni, anche il mio Marco, e fanno praticamente tutto, perché fanno danza classica, danza moderna, video dance e anche il ballo caraibico. Questo era l'ultimo servizio, una buona serata!